Oggi vedremo il funzionamento di un forno a gas trivalente della marca Gico. Come prima cosa abbiamo collegato la macchina all'impianto del gas e dell'acqua. Questo procedimento deve essere fatto sempre esclusivamente da dei tecnici competenti. Adesso andiamo a vedere le manopole dei comandi del forno. Allora, qui abbiamo il timer. Andando da questo lato impostiamo i minuti, così lo metteremo all'infinito. Qui abbiamo la temperatura, qui abbiamo invece il metodo di cottura. In questo modo metteremo la cottura esclusivamente a gas. Qui cottura gas misto vapore, solo vapore e qui solo la ventola per raffreddare la macchina. Nel frontale vediamo due pulsanti. Questo pulsante serve quando talvolta ci può essere un blocco nel forno per dare il cosiddetto reset. Invece questo pulsante viene utilizzato se si vuole utilizzare manualmente il vapore. Detto questo, possiamo andare a vedere il funzionamento. Allora, andiamo a stabilire i gradi a cui impostare la macchina. Mettiamo 2,50. Andiamo a dare o i minuti o l'infinito e selezioniamo il tipo di cottura. Noi partiremo con quella a gas per dare poi l'ingresso del vapore manuale, per poi passare a quella automatica. Sentiamo che la macchina ci dice di dirgli come vogliamo che lavora, fa un suono, quindi o con i minuti o all'infinito. È partito. E adesso andiamo a premere questo pulsante per l'immissione manuale. Vediamo che semplicemente premendo questo pulsante vediamo che nella macchina arriva l'umidificazione per cuocere con l'umidità, quindi il vapore. Dal display vediamo i gradi che piano piano salgono. A questo punto possiamo anche decidere di cambiare il tipo di cottura e passare alla cottura mista. Vediamo che ovviamente l'umidità è maggiore all'interno della camera. Lavorando a vapore la macchina arriverà a 100 gradi e si ferma. Lavorando invece, diciamo con l'esclusione del vapore, soltanto con il gas, possiamo impostare la temperatura al massimo. Aspettiamo entrambi i casi. Vediamo che la macchina è arrivata alla temperatura e, ripeto, cuocendo a vapore adesso si fermerà. Adesso invece proviamo la cottura normale, quindi andiamo ad escludere il vapore e vediamo come continua a salire di temperatura. Andando ad escludere l'utilizzo del vapore, come vediamo la temperatura della macchina sale più velocemente. Andiamo a attendere che arrivi alla temperatura massima da noi impostata. Vediamo il display segna 250 gradi. Adesso la macchina impiegherà un po' di tempo per stabilizzare la temperatura. Allora, il bruciatore ha staccato. Adesso ripartirà automaticamente quando la temperatura andrà a scendere. A questo punto possiamo spegnere la macchina, basta bloccare il timer.
mettere tutto in posizione. Grazie della visione.